pom pom. Tieniti, tieniti. Ba-da-ba-da. Tieniti, tieniti. Gruppo Tieniti. Eccolo qui. Buongiorno a tutti, eccoci qui a vederci doppio, che è il primo livello che faccio oggi di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Non posso fallire! Fallire in modo diverso, intendo! Cioè, Crash! Cortex sta bevendo il caffè, cos'era una tazza di tè, qualunque cosa sia. Ok, questo è l'ultimo incrocio del gioco, ovviamente doveva essere fatto di Cortex. Anche questo livello lo sto facendo senza aver provato prima. Non nascondo che pure questo qua mi piace, dunque me lo ricordo abbastanza bene. E vado, non dico botte sicura, ma quasi. Qua sopra ci sono delle casse nascoste. Lo so, io ho uno strano concetto per piacere. A me piacciono questi livelli, non so perché. Qua c'è una cassa con un po' di Goomba nascosti. Abbiamo visto come la testata di Cortex può diventare vantaggiosa per noi. Adesso preventivamente rompiamo un po' di nitro. E qua vediamo una meccanica con il laser che ci accompagnerà spesso in questo incrocio con Cortex. Qua non andiamo avanti ma torniamo indietro. Qua mi ricordo che devo arrivare a 5 passe, allora finora ho preso tutte. Gemma nascosta. Come sempre rompiamo preventivamente un po' di casse. Ricordiamoci che una cassa rotta in più adesso e una cassa rotta meno dopo. Deve pure esserci un modo per farmi ragionare. E sono caduto, ma per fortuna sono caduto sulla piattaforma. Facciamoci strada col TNT, occhio. Qua c'è uno spazietto che rischierebbe di farci cadere molto 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 male. Ok, arrivati qua dobbiamo essere veloci. Trasformiamo questo in blocco e quell'altro in gelatina. Qua scegliamo il tempo giusto per andare avanti, perché questi robottini qua non possiamo uccidere. Perché non posso essere ragionevole come me? Facciamoci strada e ora proseguiamo con Crash. Ti sei travestito da me, eh? Beh, sono te dal futuro, brutto idiota. Io non sono un idiota, tu sei idiota. Idiota, prendetelo! E qua abbiamo anche visto il debutto dei tecnici del laboratorio femmina. Ora il mio dialogo preferito per la seconda volta. Aiuto! Aiuto! Non mi battere! Non costringermi a... Ah, qualcuno mi aiuti! Abbiamo un problema con un sosia malvagio! Io non sono un sosia, sono... Lascia perdere. Ecco, partito. Ora starò zitto.
Ok, adesso riprendiamo con l'ultimo corridoio di del castello di Cortex. C'è giusto qualche cassa in più, ma la sostanza è sempre quella. Akano sempre inutile per questa sezione. Dai, ma come si fa a dire che questi sono i livelli più difficili del gioco? Vabbè, lasciamo perdere. Ora posso finalmente fare il boss. Bello comunque come l'immagine della mappa dimensionale, la schermata di caricamento cambia in base al mondo in cui ci troviamo. Ok, passato smascherato, battaglia contro il Neocortex versione 2.0. Avete una vaga idea di quanto fossi ostinato un tempo? Sì. Devo impedire a lui di creare te, ma non posso ucciderlo o ucciderei anche me. Ergo suppongo proprio che dovrò uccidere te. Noi? Ok, dobbiamo prima saltare su queste piattaforme. Un salto sullo sparamatic? Non vale! Aspetta, basta fare una spanciata pure saltarci sopra. Vai! Oppure saltarci sopra tre volte. Accetta l'annientamento. Adesso sarà Cortex a usare la Nidori. Sì, in effetti questa è una battaglia che in qualche modo ricorda la battaglia finale di Re di Cortex. Sparamatic! Sparate! Accidenti! Dove dicevo? Assistente, aiuto! Lì c'erano le maschere elementali, quanti ci sono le maschere quantiche. Tempo, tempo! Ok, chiedo un attimo di pausa. Anniki laser, allora. Con il rosso dobbiamo saltare, con il blu dobbiamo accucciarci. Rosso si salta, blu si accuccia. Sento puzza di pulci bruciate. E chi le ha le pulci? E ora sotto sopra! Ika Ika. Ehi, il tuo mondo è tutto sotto sopra. Travi sconcerto, confusione. Scommetto che il tuo cervellino sta friggendo. Io dico proprio di no. Assistente, aiuto! Riesce a tenere il passo? Kupuna wa. Lentamente. Pronti ai posti? Inchinatevi a me! Vabbè, ho perso comunque. Si riparte come sempre dall'ultima fase in cui siamo arrivati. Ci abbiamo visto che come boss questo qua proprio non è difficile.
io ho proprio fatto una morte così di distrazione, ma... Assistente, aiuto! Mi ha colpito. Cioè, si può anche semplificare tutto così, con questo. Basta stare qua. Inchinatevi a me! Accidenti! Assistente, vai! Non era niente di che. Basta, sono stufo delle vostre bravate. Akano. Accidenti. No, ok, va bene, e tu era una prova. Comunque adesso questi quattro colpi di energia verranno tolti tutti insieme. Ora i tecnici del laboratorio. Non ci sto capendo più niente, però ho vinto. No, non così. Devo aver preso un colpo lobo temporale. Ma un nemico a terra significa solo una cosa. Ci siamo battuti e io ho vinto! Il primo ordine che darò al mio nuovo generale sarà di sbarazzarsi di te! Ora siamo più vicini che mai! Presto, il vortice! Dottor Cortexis, il vortice non è pronto! Un altro fallimento. Questo spiega tutto. Tu, resta. Che cosa mi vorresti fare? Sembra proprio che qualcuno stia per essere messo in castigo. Dove non potrà causare altri guai. Prodichi la fine dell'universo. Pace finalmente! Ci siamo fatti! Prendili! Sì! Crash, state! 5, 4, 3, 2, 1... Riposi in pace. Questo
questo gioco era un'opera di fantasia. Ogni riferimento a marsupiali, maschere parlanti, ibridi, tradingo e alligatori o scienziati malvagi con teste buffe è puramente casuale. Non avresti dovuto giocare a questo gioco se soffri di allergia ai Wumpa, eritema di Crash, fobia delle dimensioni alternative, fobia delle piattaforme, fobia dei sequel, fobia dei risucchi e dei rumori strani, fobia della superscienza, fobia del collezionismo, fobia della nostalgia per gli anni 90, incapacità di comprendere i paradossi temporali, incapacità di perdonare chi ti ha fatto un torto, incapacità di scegliere un ristorante, incapacità di ricordare dove hai parcheggiato, stomaco delicato. Per maggiori informazioni su dieta, habitat, accoppiamento, regali per il compleanno e misura di scarpe dei Bandicoot, visita la biblioteca o chiedi a tua nonna. Magari non è un'esperta di Bandicoot, ma sa tante cose, le farà piacere sentirti. Gli autori del gioco sconsigliano di mangiare al Dingo Dials Diner. Si sono verificati casi di varchi intestinali, tosse Wumpa asinina, buboni parassitari, teletrasporto casuale in linee temporali più fosche e miagolii come quelli di un micetto ad una riunione di lavoro. Ogni esibizione, distribuzione o duplicazione non autorizzata di questo gioco ci ferirà profondamente. E tu non vuoi ferire i nostri sentimenti, giusto? Abbiamo sempre parlato bene di te. Ti abbiamo anche fatto i complimenti per il tuo taglio di capelli. Gli ospiti di Crash soggiornano al resort Insane Beach Suite. È un tronco coperto di muschio, ma ci si dorme benissimo. Un tronco non basta? Mi scusi, maestà. Magari vuole una colazione continentale invece di una manciata di formiche raccolte sotto l'albero? Certa gente è incontentabile. Mi date un attimo? Ok, pronto a ricominciare. Gli eventi di questo gioco sono al 100% canonici. Se non ti sono piaciuti, era tutto un sogno. Ha finito? Ok, stiamo guardando che c'è un Goomba qua presente. Cos'è una citazione di Super Mario? Non mi piace che i titoli di coda non abbiano nessuna musica di sottofondo. Però apprezzo quello che ha detto il narratore. Gli eventi sono al 100% canonici, se non ti sono piaciuti è tutto un sogno. Del resto qua siamo proprio un viaggio tra le dimensioni e perciò ci fanno capire, se non ti è piaciuto fatelo piacere, ok, questa era la sintesi. Ok, appena finiscono i crediti dirò che sto iniziando a registrare i video per Crash Bandicoot XS, che durerà molto di meno rispetto a questo, e poi farò anche Entranced. Questi due giochi proprio ci tengo tanto a portarli perché sono i primi giochi post PS1 che ho giocato, e fa niente se ad alcuni non piacciono, a me sono sempre piaciuti tantissimo e perciò li porterò. Intanto che cerco di scorgere altri nomi un po' strani, Art Support Concept Artist, allora io dico che ora farò di nuovo tutti i livelli però in versione invertita e li giocherò con Coco. Visto che i livelli normali ho giocati tutti con Crash, quelli invertiti li giocherò tutti quanti con Coco. È un'opzione che ho pensato, penso sia abbastanza carina e dunque lo faccio. E al termine di questo qua farò anche tutti i livelli, come si chiama, flashback, prendendo le reliquie flashback d'oro, se non sbaglio sono il massimo. E poi come ultimo video cercherò di far vedere tutti i filmati extra e magari anche le concept art, adesso vedo quando ci arriverò. Comunque adesso nei livelli invertiti vedremo che i livelli saranno specchiati, l'avevo già spiegato, però ogni mondo avrà anche una caratteristica extra. Per esempio il primo mondo, lo vedremo nel prossimo video, avrà i livelli che sono completamente al buio, che si illumineranno ogni volta che io farò uno spin e mi pare anche una panciata. E non si illumineranno come nella maniera classica, ma semplicemente usciranno le sagome di tutti gli oggetti, compresi anche i personaggi che ci sono. Adesso appena lo vedremo si capirà tutto. Anche nei livelli invertiti bisogna raccogliere le 6 gemme, soltanto che sono gemme invertite perciò sotto sopra. Le casse sono praticamente le stesse, i nemici gli stessi, cambia soltanto l'esposizione della gemma nascosta, però vabbè,
Io voglio comunque portare tutti i livelli perché alcuni valgono proprio la pena di essere visti. E intanto vediamo un po'. Florian Newman, sì, ti ringrazio. Ha detto che il narratore ha detto che ogni divulgazione o uso illecito da parte del gioco gli ferisce molto profondamente, ossia mi sento molto offeso per questo. Sawitsuani. E niente, comunque i livelli flashback io dico subito che li ho fatti tutti quanti già la prima volta che ho giocato questo gioco. Se devo essere sincero, a parte gli ultimi due, gli altri li ho fatti abbastanza facilmente. Poi ogni tanto può capitare tipo che uno colpisce una nitro però riesce a scansarsi in tempo, oppure si trova a distanza di sicurezza e dunque sopravvive. Se mi dovesse capitarmi, io lo lascio. Anzi, c'è un livello dove è proprio pienissimo di nitro. Una volta accidentalmente ho colpito una nitro, mi sono trovato tutta la strada libera fino al checkpoint, perché i livelli flashback hanno una prima parte, checkpoint, e poi una seconda parte. E sono arrivato praticamente al checkpoint nel giro di 5 secondi. Vabbè, ma non l'ho fatto apposta. Se serve mostrare come si fanno realmente questi livelli, lo faccio, cioè non ho nessun problema. Poi vedremo negli ultimi due livelli qualche giochetto un po' strano. E intanto che scorrono i titoli, voglio ringraziare William Waite, proprio ringrazio un po' di sviluppatori a caso, perché effettivamente è una grande pecca che non ci siano una musica. Potevano anche fare un, come si chiama, un medley delle musiche di questo gioco, che ci ha detto che sono carine, anziché lasciare questo rumore un po' inquietante, così ipnotico come chiusura. E niente, intanto non vedo l'ora che arrivino i, come si chiama, sono del Demonware, che arrivino i, come si chiama, gli sviluppatori italiani, perché quelli li voglio proprio ringraziare, se ci riesco anche uno a uno. Altrimenti no, sempre che non siano già passati, ma non credo, perché gli americani sapete come sono patriottici, fanno prima tutti i loro collaboratori e soltanto dopo, in un secondo momento, pensano agli altri. Intanto c'è un bel Dylan King che io ringrazio così a caso. Yowali Asako Matsukabo, Andrew Mitchell, Caroline Ogawa, Giulilla Polbo, sto proprio prendendo dei nomi a caso. E niente, poi cos'è che altro posso dire? Su PS4 voglio portare, l'avevo già detto, lo ripeto, anche CTR Nitro Fueled, e porterò penso l'avventura e poi forse le coppe e forse anche, come si chiama, e qualche extra, ma adesso vedrò bene come gestirmi nelle cose. E porterò anche la trilogia di Crash. A proposito della trilogia di Crash, io ho provato a rifarla tutta da capo. Devo dire, con mia grande sorpresa, ci ho impiegato una settimana e pochi giorni, una settimana e due giorni tipo al massimo, dove io ho preso tutte le reliquie minimo d'oro, dunque quelle indispensabili per il platino, di tutti e tre i giochi. E ho preso anche le reliquie dei DLC e ho fatto anche i livelli del DLC, praticamente come se avessi platinato una seconda volta il gioco. Adesso non sono sicuro di portare anche, dovrò ricordarmi se riesco a farmi vedere come prendere alcuni trofei, se è il caso, però vedo se mi ricorderò quando ci giocherò. Ma una cosa certa, dopo aver giocato questo gioco dovrò adattarmi ad un nuovo gameplay. Devo cercare di ricordarmi come si gioca alla trilogia di Crash su PS4. Io sto giocando con tutti gli aggiornamenti che hanno fatto,
e so che hanno leggermente bilanciato i salti, che era stata una delle critiche rivolte maggiormente al, come si chiama, all'Activision. Ho avuto un po' d'acqua. Oltre a questo, ma sì, intanto che ci sono ancora un po' di crediti, dico una cosa. Io anche non sono particolarmente d'accordo con quelli che criticano a prescindere l'Activision. Sì, i giochi che hanno fatto su PS2 meriterebbero qualche miglioramento, soprattutto Twin Sanity, perché è stato, perché è il gioco che abbiamo conosciuto tutti quanti, soltanto un decimo di un decimo di un decimo del progetto che avevano in mente. E questa cosa viene anche citata all'interno del gioco, in cui Cortex dice: è venuto alla decima dimensione, dovevano essercene di più, ma non c'era più tempo. Come per dire, abbiamo dovuto finire il gioco in fretta e quindi. Comunque, tornando anche al discorso che ho fatto la volta scorsa, se proprio dobbiamo essere sinceri, nessun gioco della trilogia, nessun gioco di Crash è perfetto. Il primo Crash, per esempio, aveva il finale, quello con tutte le gemme, cioè il finale vero, che non è canonico, quello in cui Crash scappa con Tauna. In Crash 2 mi devono spiegare perché Tauna scomparse e da dove arriva Coco. In Crash 3 mi devono spiegare perché Tiny, che era scagnozzo di Embryo, passa dalla parte di Neocortex. In CTR devono spiegarmi nell'originale perché hanno escluso alcuni personaggi come Embryo e Gola Kong. Poi in Crash Bash, come mai nessuno si è accorto che alcune istruzioni, per esempio, non sono valide. Se non sbaglio, in due livelli ti chiedevano, mi sembra, 25 reliquie d'oro per sbloccare i livelli, in realtà servivano 25 gemme. In un altro livello c'era qualcosa di simile con le reliquie d'oro, quello potevano far meglio. Mamma mia, intanto continuano a quintali, decine di litri questi titoli finali. Oh, eccolo qui, Giacomo Casarotto, italiano, l'avevo detto che l'ho nominato. Comunque, dicevo, l'idea di Cortex lì qualcosina sul gameplay, dico soltanto Smokey e Bandicoot e ho detto tutto, anche se altri veicoli lì andrebbero corretti. E sull'idea di Cortex devo dire che potevano, no, sulle ricorde, su Twin Sanity è vero che il gioco è stato dilaniato dai tagli per la fretta di farlo uscire. Potevano magari spiegare meglio alcune cose. Poi qual è che è uscito dopo? Ah sì, Tag Team Racing. Lì non mi è piaciuto come Aku Aku sia diventata una semplice comparsa. Lì proprio le maschere, che sembrava ormai diventato l'elemento cardine del gioco, la saga di Crash non continua praticamente niente. Di Titans, quello che posso magari, l'unica cosa abbastanza grossa che posso dire è che c'è troppo distacco fra Titans e il resto della saga. Cioè, a me piacciono i giochi precedenti Titans, piace anche Titans, però proprio manca un c'è un anello mancante tra Titans e il resto del gioco, come dicevo già anch'io. Se Titans per DS fosse uscito prima, sarebbe stato maggiormente accettato, soprattutto se Titans avesse avuto la prefazione che poi hanno fatto uscire successivamente, ovvero che i personaggi hanno subito la trasformazione fisica, cosa che è stata dagli altri maggiormente, almeno da maggior parte dei giocatori, è stata maggiormente contestata, ma da me personalmente no, e vedo che anche tanti la pensano come me. Se avessero magari messo quella prefazione lì, probabilmente il gioco sarebbe stato maggiormente accettato. Il dominio sui mutanti, posso magari dire che è una cosa esclusivamente personale, che forse è un po' troppo lungo come gioco.
E magari tipo qualcosa come, per esempio, il fatto che tu devi farti una strada lunghissima per andare a trovare Ina, che ti dice una cosa che potevi già immaginare fin da subito, fa storcere un pochino il naso. Per Gameboy, cosa dire di XS? Potevano, che ne so, sistemare le musiche, cioè non si può avere Dingo Dai con la musica di Tiny. No, Dingo Dai c'è la musica di Engine con la musica di Tiny, e Tiny con la musica di Dingo Dai. Di, come si chiama poi, Entrest, cos'è che posso dire? Una cosa che non mi piace di Entrest, è difficile, perché quel gioco proprio mi è piaciuto tantissimo. Sì, una cosa ce l'ho da dire anche su quello: la trasfera in quel gioco lì poteva essere migliorata. So che il Game Boy ha quelle limitazioni e niente. CNK, non mi piace su Game Boy il fatto che nel minigioco bonus, ovvero Crash Party, ti dice che se tu finisci Crash Party come ricompensa devi battere Velo di CNK. Però poi effettivamente ho finito Crash Party, sono andato a battere Velo nella storia e non ho avuto nessuna ricompensa, proprio mentono come cani. Mentre nella versione PS2, cioè, bello la grafica, tutto, però non si possono su PlayStation 2 avere 12 piste più una extra, che sarebbe rotta per spazio. Cioè, se su PS1 avevamo 14 piste più 2 bonus, no? 4, no, 16 piste più 2 bonus su CTR, non puoi averne soltanto 12 su PS2. Cioè, potevano sfruttare meglio, cioè avevano un grandissimo potenziale, e anche magari i salti, alcuni salti sono stati fatti male. Poteva essere fatto, cioè le basi per fare un gran gioco c'erano tutte, potevano fare meglio di così comunque. Poi su Crash e Spyro Fusion, visto che sono due giochi, è come se fossero un gioco unico, però giocati su due punti di vista diversi, dico che trovo, penso, inaccettabile il fatto che per finire un gioco devi avere per forza l'altro, e devi avere per forza due Game Boy diversi con due cartucce diverse, e devi collegarli insieme con il cavo, che all'epoca costava, non lo so, meno personalmente io da mie parti facevo, ho sempre fatto fatica a trovarlo. Vabbè, e comunque è stato proprio in Crash Spyro Fusion che è stata introdotta Ina. È vero, doveva essere introdotta dopo con Twin Sanity, però quel gioco li ha bruciato tutti sul tempo, e dunque mi sento di dire che Ina è un personaggio di Crash e Spyro Fusion. E invece di Crash Boom Bang, devo dire che non so per quale motivo io adoro i party game. Adoro anche la trama, perché è differente, perché diciamo la verità, Crash Bash non aveva una vera e propria trama, Boom Bang sì, però è, non so cosa sia, però è un tutto gioco che non mi convince appieno. Cioè ci gioco, però non mi invoglia ad andare avanti, non so perché. E niente, poi sulla trilogia di Crash originale, quello che non mi è piaciuto, di cose che proprio realmente mi ha dato un pochino di fastidio, è il fatto che Engine, alla fine della battaglia di Crash 2, Engine in tutta la battaglia di Crash 3, e Dingo Dai alla fine della battaglia di Crash 3, gli sono state tagliate le loro battute di chiusura. Cioè, un piccolo sforzo lo potevano fare. Mentre in GTR Nitro Fueled, una cosa che non mi piace, l'hanno poi corretta con l'aggiornamento, ovvero il fatto che alcuni salti erano fatti male, finalmente i titoli sono finiti, e queste sono le mascotte della Toys for Bob, e questa è una cosa bellissima, tutti i collaboratori, ci sono anche Crash, i personaggi di Crash. E dicevo, intanto, aspetta, prima di finire il discorso,
Tripla giravolta, questa qua serve per le prove tempo, perché serve anche ad andare più veloce. Allora, dici Terra in altri studi, quello che non mi piacevano era alcuni salti, il fatto che facendo la prova tempo di pista, no, di arena retro, si potessero perdere tutti i dati su PS4, e che alcune piste avevano alcuni bug in cui te potevi andare dall'inizio alla fine saltando tutta la pista, falsando dunque le prove tempo e anche le corse online. Fortunatamente questi problemi li hanno risolti con gli aggiornamenti, e dunque dici Terra in altri studi, prendermi per pazzo, ma io non ho da contestare assolutamente niente. Di questo gioco lo conoscete, però l'unica cosa che forse non correggeranno mai è proprio la tripla giravolta che vediamo adesso, perché il sistema di fare le prove tempo così mi personalmente devo sempre premere quadrato 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 quadrato, e lo trovo un po' poco consono per un gioco di Crash. Inoltre qua dicono che devo ancora andare avanti, nasi flashback, le gemme invertite, le righe perfettamente insane, e qua ritorno alla prima isola. Mi è stata sbloccata la skin a dura prova di Crash, che però la tolgo. Allo stesso modo c'è anche a dura prova di Coco, ma la tolgo anche questa perché non mi piace vedere Coco con la benda. So cosa ci prova ad avere una benda, sì, una benda sull'occhio, e non è piacevole. Ok, però non mi fermo qui, la prossima volta inizieremo a fare tutti i livelli invertiti a partire da Brusco Risveglio. Ciao 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 a tutti.